Benny, adesso mi devi spiegare perché hai preso solo il drive, credo, quando abbiamo Pata che ci ha detto: vi faccio una domanda, voglio che giocate questa buca come dico io. Come fai a sapere che è il drive? Vi siete messi d'accordo? Perché, perché allora, tu non sai come ci sta per chiedere la buca. Adesso io prendo la camera, Pata, vai vicino a B, perché sennò non hai cappello, non hai il microfono. Ma non ho il microfono. Vai. Devo parlare qua? Vai, parla. Infatti, facciamo una cosa che fa ridere, che secondo me è importante, ed è giocarla, ma molto in, al risparmio, facendo vedere che comunque si può giocare par senza tirare il drive. Ok, allora contestualizziamo. Bellissimo. Buca 16 del Golf Club Le Robedine. Questa è 4. La classica buca. Buca mezzo par, ovvero una di quelle buche che, a seconda della distanza o strategia che vuole adottare il giocatore, si può scegliere di giocare la buca con dei par diversi. Può essere una buca nata come par 4, attaccata come un par 3, perché ci si può arrivare in green o comunque... Cioè, alcune tipologie di giocatori possono arrivare, nel però, nostro caso, possono arrivare addirittura in green. Molti giocatori possono arrivare a metterla quasi sotto il green, quindi volando il secondo lago. Sì. Altri giocatori, per stare un pochino più sereni, dovrebbero invece andare più verso sinistra e quindi mettere in gioco il bunker e comunque due laghi da volare quasi. Oppure si può prendere proprio la via larga e giocarla in una maniera più sicura, no, perché comunque la buca non è studiata per rendere difficile anche il gioco, chiamiamolo più prudente, più sicuro, mettere in gioco un po' meno ostacoli, anche se più cattivi, perché si mette in gioco un fuori limite, e giocarla ad arrivare in tre colpi in green. Quindi okay, tu Pata oggi vuoi farci giocare conservative. Sì, conservativi. Molto, cioè, conservativi. Senso, giocare però, visto che è un par 4, quindi mi sa che il drive... Benny, io avevo preso drive, legno 3 e ferro 2. E mi sa che ho sbagliato. Giochi un drive conservativo, giochi un drive qua. Dopo... Ok, va bene. Va bene, accetto la sfida. Dai, ciao. Ok, prego. Allora, comincio io tirando in modo più conservativo possibile, ovvero prendo la prima penisola. Poi tu mi tiri un ferro invece per andare verso il primo bunker e quindi volare le acque. Le acque, apro le acque. E poi tutti e due proviamo a tirare anche al green in maniera aggressiva. Perché la domanda che ha fatto Pata è molto interessante. Cosa succede? Tante volte in questo tipo di buche la vena si chiude e mediamente il giocatore tende, perché il disegnatore del campo ha fatto la buca, tende perché ti venga voglia a tirar fuori il drive e dire: questa qua è la buca dove adesso vado a fare eagle, che ci sono, sta le classiche buche dove si fa un bel quintuplo bogey. Ci sta, perché il rischio non è così tanto alto, o non è percepito così tanto alto, ma il ritorno possibile è goloso. Ok? Così la tiriamo in varie situazioni e cerchiamo di capire perché vale la pena una o l'altra situazione. Ci sta? Vai. Proviamo. Vai. Quindi, B, prima tu. No, prima io. Prima detto tu col wedge. Wedge. Abbiamo guardato, sono 85 metri, a prendere questa penisoletta. Ok, chiaramente ciò, nel mio caso... Oltretutto, quando si gioca una buca in condizioni non consone... Sì, io non ho idea, mai tirato lì. È fondamentale. Abbiamo misurato prima, mi hai detto 80, quant'è? 85. 85, un po' di vento contro. Raga, ho in mano un sand e sto tirando in un'area grossa più o meno come un green. Non è facile, perché ho acqua prima... Acqua dopo, solo un piccolo spazio per andare un po' più lunghi e out a sinistra con una stradina che se mi prende, ciaone. Ma se anche la tagli un po' c'è anche acqua a destra, non l'hai detto, ma... Grazie, Ben. Visto che il vento va contro verso destra, tira pure. Quindi questa buca, nella fattispecie, è studiata per essere difficile quasi paritariamente con qualunque delle strategie che abbiamo pensato di usare. Sì. Adesso, tanto ho fatto uno zollone, dopo lo mettiamo a posto. Meglio, direi, meglio. Allora, adesso toccate con il ferro. Quindi adesso, okay, strategia...
una strategia. Un pochino più. Mi tiri verso quel bunker. Come la giochi? Sono curioso. Tu che giochi con un piccolo drone, la giochi sull'albero a richiudere? Io cerchi vado. Un piccolo fade? No, dritto per dritto sulla pianta. Considerando che la pianta è una linea che mette in gioco abbastanza l'acqua di destra. Abbastanza l'acqua a destra. Però ti aiuta poi sul colpo al green. Vedi che anche qui, dove stiamo cercando di pensare a una strategia più conservativa, questo tipo di buca ci porta ad avere voglia di osare verso il green, che è a destra. È pazzesco, eh? Sì. Pazzesco. Cioè, potrei giocarmi un bel colpettino verso il bunker molto più in safe. In sicurezza. E invece no, perché vuoi il massimo del rendimento. Poi chiaramente hai un po' di paura perché ti ho messo pressione. La palla si è chiusa leggermente. Appena appena zona buona, bunker. Buona, lì, perfetto, direzione perfetto, bunker. Perfetto, perfetto. Ok. Sai però perché mi sono fidato della pianta? Perché so che la mia palla mi torna sempre verso sinistra. Uno certo. Slice non lo faccio mai dal 1971. E quindi che non eri nato nel 71. Ma lì ci stavo facendo già slice. Ah, ok. Quindi so che l'acqua a destra con questo mio ferro è praticamente imprendibile. Certo, perché te o parte dritto o si chiude un pochino, esattamente l'opposto mio, che invece apro. Quindi nel mio caso io avrei tirato verso il bunker ad aprire. Al e massimo. Saresti finito più vicino tu al bersaglio. Beh, visto che hai detto che vuoi tirare il drive, ti lascio l'onore di tirare al green. Al green? Per un giocatore che gioca con l'effetto verso sinistra, in questo caso è una buca complessa. Bravissimo, perché è qui che ti volevo. Qual è il problema? Che ingolosisce qualunque tipo di giocatore che ha la possibilità di andare sotto il green, ma a seconda di che giocatore sei e quindi di come ti esce mediamente la palla, se sbagli di più a destra, sbagli più a sinistra, sbagli più chiudendola, prendola, la buca cambia faccia. Eh sì. Quindi nel tuo caso il green è praticamente dietro questo pinozzo che abbiamo davanti. Per raggiungerlo davvero serve una palla che si apre. Sì. La mia palla tendenzialmente si apre poco, quindi io cerco una palla che si appoggia a destra, sapendo che se anche mi rimane un filo corta a sinistra ho comunque un facile fai un cippettino da sotto il green. Ci sta. Mi basta solo non far partire. Dopo appena hai finito ho una domanda da farti. Ok. Perché sono curioso. Benny, ti è uscito il fadeone? Ti è uscito il fadeone? Non abbastanza da arrivare in green, ma finito perfetto nella zona. Perfetto, sei lì sotto il green. Allora, una domanda che mi viene. Allora, noi adesso abbiamo tirato dal back tee, ok? Perché non hai sfruttato tutto il tee andando tanto a sinistra? Sai perché? Perché mi ingolosirebbe far partire la palla più vicino alla pianta, rischio di toccare i primi rami, far cadere la palla in acqua e ciaone. Quindi buono. Mi tengo un po' più stretto, attacco un po' meno la buca, ma sono sicuro di avere più palle che mi finiscono sotto il green. Tieni questo, gli do una roncola anch'io. Nel mio caso, invece mi metto un pochino più a sinistra. Perché tanto a te la palla a destra non parte mai. No, a me la palla a destra può partire. Che bastardo. Nel mio caso, tra l'altro, il drive è un pelo più lungo di quello che mi servirebbe, quindi pugno un pochino corto, metto il tee un po' più basso per far venire ancora più facilmente una traiettoria un po' sinistra-destra. E vento contro verso destra dovrebbe essere perfetto. Dovrebbe aiutarmi. Per prendere l'asta di volo. Vediamo, perché comunque il green è coperto, quindi bisogna farla girare abbastanza. Girare, gira. Partita forte, gira. Potrebbe essere. Secondo forse me sono su quel lungo. Plateau a sinistra del green. Sai che invece secondo me sei addirittura oltre. Qua c'è da andare a vedere, la visuale è coperta, lo scopriremo solo vivendo. Allora, intanto ho preso il centro dell'ipotetico green a cui un tiravo. Passo perfetto. Va bene. E adesso però 180 metri. Per prendere il green e l'asta, ok? E due acque teoricamente da volare, un albero che copre la visuale. Cosa succede spesso? Ho fatto la versione edulcorata della buca, no? Sono stato attento. Sono rimasto bello calmo e difensivo e zen sul primo colpo per poi farmi chiudere la vena sul secondo. Ecco, cioè se scegliamo una strategia proviamo a portarla fino in fondo. Quindi qui, secondo me,
bisogna ricreare la stessa figura, ovvero un altro green, ok, da prendere a un centinaio di metri verso, a questo punto leggermente a sinistra, per togliersi un pochino di mezzo i laghi, misurare per avere un'idea perfetta di dove tirare la nostra palla. Sparami Gigi la pianta. Pianta. Allora, pianta è 100 secchi. 100 secchi, quindi siamo a 180 dal green. Se tu mi fai praticamente 90, due colpi da 90 metri, 92 per prendere un pochino, sì, più di curva. Preciso. È la distanza che hai fatto un attimo fa, un po' più di 90, un po' più di 90, un po' più di 90. Stai praticamente facendo campo pratica in campo. No, abbiamo risolto una buca che può essere sì golosa, però farti pagare anche tanto, riuscendo a svangarcela con tre colpi che mediamente sono abbastanza semplici un po' per tutti. E alla fine poi sono si patta ancora per il par. Ci sta. Invece tu sei finito vicino al bunker e hai la visuale all'asta, ma... Ti è piaciuto? Scusa, spiegami la tua storia del teletrasporto, che me la sono un attimo persa. Modestamente. Ok, siamo sulla mia palla. Visuale... Hai la visuale all'asta, però per evitare l'acqua hai dato un pelino di più, ci sta, perché è l'acqua quello che ti mette più ansia, di sicuro non un bunker. E il risultato è che abbiamo una colpo pianta davanti che copre un pochino la visuale. Nel caso siamo specifico a 110 metri dalla bandiera, quindi tutto sommato non sarebbe neanche un colpo troppo difficile, basta solo non far alzare troppo la palla e non farla partire troppo a verso sinistra. Ti è andata bene perché tu giochi un pochino destra-sinistra e quindi sei un po' facilitato. Già tu da qui avresti un po' più di problemi, però se avessi voluto scegliere questa strategia attaccando un po' di più, rischiando un po' di più, avrei dovuto giocare un ferro in meno dal tee, flirtare un pochino di più con l'acqua per avere un colpo più facile. Conviene? Non conviene? È il rischio di una palla un po' troppo corta in acqua è di buttare via una buca. Secondo me qui vale la stessa regola che abbiamo detto esattamente sul colpo che ho fatto io. Hai affrontato la buca per essere un po' più conservativo, continua così, ovvero io appoggerei un colpetto quasi a correre, bravo, ok, qui un ferretto 7 o un ibridino, palletta bassa, bassa verso la quel bancherino, esatto, e poi ce la giochiamo ad approccio e putt. Esatto, nel mio caso con la palla che tende a ritornare un po' più a sinistra può essere un più po' probabilità più anche di prendere green, perché la mia palla tende a ritornare. Di sicuro la cosa da non fare è mirare al centro green perfetto, prendere la pianta, acqua. No! Quindi evito l'acqua col primo per finirci col secondo. Non la mossa più saggia. Adesso andiamo a vedere un pochino perché tu, si vede, sei esattamente sotto il green. Ma io non sono andato poi così lungo come sembrava, perché no, effettivamente no, sembrava partita un po' fortina. Invece questo piccolo taglietto col tacchella slice alla Gigi mi ha portato esattamente sul plateau che dicevo appena prima di quel bunker. Ho spesso preso quel bunker. E quindi da qui ovviamente la buca prende una faccia un pelo diversa. E adesso è diventata un par 3 difficile. Un par 3 dove è difficile prendere il green, dove non abbiamo preso il green quasi nel tuo caso, e da qua dobbiamo giocare molto sul gioco corto per portare a casa il famoso mezzo par. Passa proprio da questo, a prescindere dall'handicap che giocate, sono quelle buche che vi permettono di essere vicino al green con un colpo mediamente in meno a quello che avreste in un par 4 medio, in un par 5 medio. Ok, quindi qui nel nostro caso specifico arriviamo sotto il green con il primo colpo o quasi in green con il primo colpo. Per voi potrebbe essere che di solito prendete il green con tre colpi e invece qui ne potete usare solo due perché è un po' più corta. Queste buche mediamente sono quelle dove si può fare lo score o distruggerlo, sono quelle fra virgolette un po' più divertenti, sì, perché ti lasciano più modo di scegliere cosa fare. Il campo secondo me più divertente è il campo che riesce a infilare all'interno del proprio giro delle buche tante buche mezzo par, sì, senza darti però quella sensazione del un campo troppo facile o un campo troppo
risk reward, sì, troppo... sì, che ti porta a essere troppo aggressivo per poi castigarti eccessivamente. Esatto, quindi campi che hanno una serie di buche, posso anche arrivare ad averne 5 o 6 di buche nello stesso giro, mezzo par, dove ok, qua la rischio oppure qua remo in barca e provo a giocarla più di strategia, sono i campi che a me divertono di più. Sì, sono d'accordo. E voi avevate mai pensato a questo genere di buche come buche mezzo par? E cosa vi piace di più giocare? I mega buconi super lunghi che mettono lo stress a tutto il colpo e il gioco lungo della sacca? Oppure vi piacciono queste buche un pochino più strategiche, un po' più da polpastrello? Ma io faccio anche un'altra domanda. Voi avevate già visto il video Le buche mezzo par, edizione 1941? Avevo ancora i capelli neri. Avevo ancora i capelli. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta. Facciamo prima che mi parte la nave. No, però qua c'è un secchio della mezzo. Lì c'è un tubo. Là c'è una pianta bicolore. No, ma facciamo da qua, dai. Che è anche più. Sì, più logico. Sarà venuta malissimo. Ti piace? Ha senso? No, dovevamo continuare. No. Invece tu sei finito vicino al bunker.